Bene. Bene, buon pomeriggio, bentrovati. Sono contento di condividere questo momento con voi, suggerendovi qualche riflessione. Io sarò a vostra disposizione nei primi due incontri, nei quali parleremo proprio un po' del matrimonio come sacramento, cosa capita quando ci si sposa. Non so tra di voi quanti siete già sposati, quanti fidanzati. Già sposati, Zampa? Ecco, quindi ormai quel che fatto è fatto. Però adesso ne parliamo un po', vedete un po'. E gli altri hanno tempo. Va bene, allora lo faremo un po' appunto in due volte. In questa prima volta cercherei di dire qualcosa sul matrimonio come esperienza umana universale. Riguarda ogni uomo, ogni donna sulla faccia della terra, ciò che proprio è la stoffa dello sposarsi. E poi la prossima volta approfondiremo un po' di più il matrimonio considerato proprio in Gesù, quindi come sacramento cristiano, sacramento della Chiesa, con tutta la ricchezza che questo comporta. Diciamo, conviene fare questi due momenti della riflessione, perché oggi che cosa sia sposarsi non è più nemmeno ovvio sul piano umano, no? Come qualcosa, diciamo, di condiviso, che uno sia cristiano, no? Ma siamo tutti d'accordo che quando parliamo di matrimonio è quella cosa lì. Ecco, per tanti secoli e per tanto tempo la nostra cultura ha custodito, diciamo, delle evidenze di base, dei punti di accordo che erano chiari un po' alla coscienza di tutti. E oggi, per tanti motivi, questo non si può dare per scontato. E siccome anche noi siamo figli del nostro tempo e viviamo nel nostro mondo, nella nostra cultura, questo non è una cosa che riguarda solo gli altri, ma interpella anche noi. Tutti abbiamo qualcosa da riscoprire, è proprio della grammatica di base di ciò che avviene tra un uomo e una donna nell'esperienza matrimoniale. Allora faccio un'introduzione veramente brevissima per dire oggi un po' la sfida culturale com'è. E poi per leggere questa stoffa umana del matrimonio andiamo a prendere il racconto della creazione e riascoltiamo dalla scrittura cosa ha voluto fare il creatore quando maschio e femmina li creò. Perché Dio non ha creato solo l'uomo e la donna, ma ha creato l'uomo per la donna e la donna per l'uomo. E ha fin dall'inizio benedetto il loro incontro e la loro alleanza, affidando alla loro alleanza tutto, la storia, la cultura, il creato, tutto. Se il rapporto tra l'uomo e la donna non gira e si indebolisce, non funzionerà l'economia, la società, la politica, la scuola, perché tutta la creazione è affidata alla loro alleanza. E l'alleanza tra l'uomo e la donna è lo spazio dentro cui vanno capite tutti gli altri aspetti della vita. Pensate che cosa bella. Bene, allora, una breve introduzione, leggiamo poi il testo della creazione e ci lavoriamo un po' su per riscoprire alcuni aspetti. Beh, le sfide culturali, diciamo, la situazione nella quale siamo immersi è abbastanza evidente sotto gli occhi di tutti. Ma possiamo dire che grosso modo negli ultimi due o tre secoli è cominciato, e si sta attuando sempre di più, un processo che gli studiosi chiamano di secolarizzazione del matrimonio, che adesso sarebbe lunghissimo da interpretare in maniera approfondita, ma in maniera semplice si può dire così, che il matrimonio non è stato più pensato come una realtà originariamente che, diciamo, trova fin dall'inizio nel rapporto con Dio, nelle forme, nei simboli, nelle tradizioni delle religioni il suo posto sorgivo, originario. Questo per secoli è stata una convinzione di tutti gli uomini e le donne, di tutte le culture, di tutte le civiltà. Se noi leggiamo i poeti antichi, no? Ci dicono che l'amore tra l'uomo e la donna è luogo di dei e di demoni. È così. C'è dentro un'energia che ci supera. E questo
lo troviamo nelle culture africane, nelle culture asiatiche, nelle culture europee. È una verità originaria che la secolarizzazione ha gradualmente indebolito. Ne troviamo l'ultima traccia, no, quando fanno la pubblicità di questi incontri per cercare l'anima gemella. Ecco. C'è ancora questo angioletto dal Eros, no? Questo angioletto dall'alto che tira la freccia. E l'ultimo rimasuglio pubblicitario, ecco, dell'idea che, sai, quello che capita tra i due, una freccina che viene dall'alto, no? Lì si attiva un'energia che è più grande di noi. E non è a caso che quando non viene riconosciuto che quell'energia è proprio di Dio, in ogni caso si tende ad attribuirla a qualcosa, alle stelle, non c'è niente che viene con suo. Fattucchieri, oroscopi, cartomanti, astrologi, al 95% sono consultati per questioni amorose. Questo vuol dire che anche nell'uomo scettico postmoderno rimane l'idea che l'incontro tra l'uomo e la donna non è semplicemente un affare, non è semplicemente una cosa mondana. E ripeto, per millenni, la cultura ha custodito che lì c'è qualcosa che viene da Dio. Ecco, gradualmente, questo è stato nella nostra civiltà, per motivi complessi, secolarizzato, cioè non è più la fede a dirci cos'è il matrimonio, i preti, no, no. Ce lo dirà la ragione, saremo noi filosofi a dirvelo, lasciate per i preti, vi complicano la vita. Saremo noi con la, non la fede, con la nostra ragione. Ecco, se non che poi questa ragione illuminista un po' gagliarda è anche andata in crisi. No? Lo sapete, la fine dell'Ottocento, l'inizio del Novecento, proprio oggi ricordiamo la Shoah, cioè, le grandi ideologie che hanno poi animato la politica, no? Generando il marxismo, poi, vari totalitarismi, hanno fatto disastro. Si è visto che l'uomo, con la sua ragione, è capace di combinarne di cotte e di crude. Tanto che nella nostra società oggi c'è l'idea di una ragione debole, di una crisi della ragione. Non si riesce più solo col ragionamento a dire che cos'è l'umano. E allora è venuta fuori la mentalità corrente in cui l'umano è ciascuno come se lo sente. L'importante è che tu stai bene. Tu stai bene volendo bene così, vuol dire che va bene così. Tu stai bene, tu ti senti a tuo agio volendo bene così. Beh, questo è il modo di dire che nel quale siamo soliti così, ritrovarci nel senso di sentirlo da tutte le parti. Beh, basta che siano felici, no? Sì, cioè, basta che siano felici. Basta che siano felici. Non è che se uno cammina con la testa in giù e le gambe in su, tu dici, beh, basta che lui stori bene a camminare così. No, c'è qualcosa che... Ecco. Diciamo che è venuta meno l'idea che sui sentimenti si possa ragionare, che i sentimenti abbiano una verità, che i sentimenti abbiano una strada da percorrere. Ecco. Allora, questo naturalmente indebolisce il modo di pensare. Il matrimonio non viene più riconosciuto come un'istituzione che ha una sua oggettività. Va bene, non mi dilungo molto di più, ecco, e quindi viene affidato sostanzialmente all'arbitrio, e in fondo lo Stato non dovrebbe fare altre leggi che quelle che consentono a ciascuno di vivere secondo il proprio arbitrio. Ecco, questo è veramente un grandissimo impoverimento culturale della nostra civiltà, no? Se si accetta. Bene, perché lo dico soltanto così come provocazione iniziale? Perché evidentemente se voi vi siete sposati, volete sposarvi, un qualche orientamento sul matrimonio ce l'avete. Ma rimane il fatto che poi anche nel considerare la vita della coppia, la mentalità corrente, vabbè, si sono messi insieme, poi finché va, va, finché la barca va, lasciala andare. No? Se poi a un certo punto non ci sentiranno più, pazienza, l'importante è che stiano bene. Ora capite, non si può costruire una vita su come uno si sente. No.
Perché anche nelle cose più belle viene il giorno in cui non ci sentiamo tanto a nostro agio. Anche il pittore più grande viene il giorno che non ha voglia di dipingere. Non possiamo costruire le fondamenta della nostra vita semplicemente su questa base sentimentale. Ecco. Allora dobbiamo riscoprire, anche quando siamo già orientati nella direzione giusta, che cosa di me è in ballo quando mi sposo. Certamente questa dimensione affettiva è importante ed è quella che si risveglia per prima quando sono affascinato da quella che sarà mia moglie, quando sono affascinato da quello che sarà mio marito. Ecco. Ma poi questo fascino iniziale deve portarci e tradursi in qualcosa. Appunto, quel fascino in fondo ti fa intuire che lì c'è una strada, che lì c'è un percorso. E bisogna avere il coraggio di seguirlo fino in fondo quel percorso. Perché non puoi pretendere tutte le mattine, quando ti svegli, che il primo pensiero che ti viene sia questo fascino. Perché a volte ti va il pensiero del caffè, prima che del fascino di tuo marito. Yeah? Bene. Allora, su queste basi, ecco, brevemente tratteggiate, andiamo adesso a rileggerci il testo di Genesi. E scopriamo un po', fin dal principio, Yahweh, che cos'è questa freccetta che ha messo tra l'uomo e la donna? Cos'è questa energia che si scatena lì? E che cosa riguarda di ciascuno di noi? Eh? Così, ecco, e l'obiettivo di oggi è tornare a avere coscienza convinta e argomentata e piena del fatto che il matrimonio non è una roba a te, ecco, così lo dico subito. Cioè, non che tu ti sposi in chiesa perché una cosa nata profana così diventa sacra. Va bene. Non è che quando tu e lei vi siete incontrati, lì è una roba, sai, come comprare una macchina, una moto, come vendere un appartamento, come trovare una roba civile, mondana, profana, che poi con il sacramento diventerebbe religiosa. No. Ma è il mistero dell'amore che porta fin dall'inizio in sé una parentela con Dio. E tu ti sposi in chiesa perché riconosci che fin dall'inizio l'amore tra l'uomo e la donna nasce in Dio. Ecco. Altrimenti il nostro Signore arriva sempre come un terzo incomodo. Arriva come uno che si aggiunge alla coppia. No, questa è la tesi che oggi argomentiamo. Yahweh, e poi ecco, Gesù Cristo, non è uno che si aggiunge alla coppia, ma Dio è, ecco, il cono di luce, la grazia originaria che consente alla coppia di sorgere. Non è la ciliegina sul gelato. Ma è la sorgente dell'energia, della... Bene, leggiamo Genesi, come la racconta questa cosa. Siamo al capitolo secondo, ed è la creazione di Eva, che abbiamo lì, chi di voi ha un po' di storia dell'arte, se la veda raffigurata nei mosaici, Michelangelo, tutti i più grandi geni della pittura, non si sono compiaciuti di rappresentare, di dare visibilità a questo mistero della creazione di Dio. Il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo, e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a
tutti gli uccelli del cielo, a tutti gli animali selvatici. Ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora, il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò. Gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse a lui. Allora l'uomo disse: questa volta è osso delle mie ossa, carne della mia carne. La si chiamerà donna, Isha, perché dall'uomo, Ish, è stata tolta. Per questo l'uomo lascerà suo padre, sua madre, e si unirà a sua moglie, e i due saranno un'unica carne. Ora, tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non ne provavano. Dunque questa pagina è un capolavoro, e qui noi potremmo stare mesi ad ararla, perché i più grandi studiosi si confrontano con questa pagina, cioè, ogni parola porta in sé, perché qui andiamo alle radici dell'umano. Noi cerchiamo di coglierne alcuni elementi che servono a noi oggi pomeriggio per riflettere. Allora, intanto Yahweh ha creato il nostro bravo Adamo, è lì nel paradiso terrestre, un clima piacevole, piante, uccelli, animali, sorgenti, stava bene, stava bene. Però, sai, lì solo, non poteva commentare nemmeno le partite di pallone, perché non c'era la squadra, solo lì vagava questo paradiso terrestre. Allora Yahweh disse: non è bene per l'uomo che sia solo. È interessante. Voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Non è bene per l'uomo che sia solo. Allora cominciamo qui. Qual è il problema? Non è che Yahweh deve creare per l'uomo una cuoca, un'infermiera. Qui la compagnia che manca ad Adamo, per la quale non è bene che lui sia solo, è qualcosa di molto più profondo e radicale. Non è bene per l'uomo che sia solo, vuol dire Adamo, l'uomo, non può essere ciò che è chiamato ad essere senza la relazione. C'è una misura dell'umano che si consegue soltanto grazie all'altro. Qui anche se qualcuno di voi è psicologo sa bene queste cose, ma anche la psicologia lo dice. Cioè si diventa soggetti, si è soggetti soltanto agli occhi di qualcuno. Nella solitudine l'uomo non ha lo spazio vitale. Noi abbiamo bisogno di posare il nostro sguardo non soltanto su delle cose. Abbiamo bisogno di posare il nostro sguardo su un altro sguardo che ci restituisce a noi stessi e diventa la condizione perché noi incontriamo. Noi diventiamo noi stessi nell'incontro. Bellissimo. Questo appunto dice che la misura della nostra umanità è data dalla capacità di amare. Qui c'è una cosa già subito molto concreta. Che uomo sei, e viceversa, che donna sei, la misura della tua umanità è nella relazione. Guardate che il mondo è pieno di grandi scienziati, grandi intellettuali, grandi poligrafi, grandi esperti di questo e di quello, che sono poveri uomini, che sanno molte cose, ma hanno una poverissima umanità.
perché la misura dell'umanità è data dalla capacità di amare e di lasciarsi amare. Ecco cosa vuol dire qui: non è bene per l'uomo che non è bene che l'uomo sia solo. Diciamolo ancora in un altro modo: non si può vivere, e questa sarebbe stata alla fine sarebbe stata una disgrazia per Adamo, la sua esistenza, se l'uomo fosse condannato per tutta la vita a occuparsi di sé. Sapete che non c'è vita più triste, più fallita, più depressiva che una vita passata a occuparsi di sé. Capisci? Se tu non avessi altro di cui occuparti, che di te stesso. Con buona pace della cultura narcisistica, dell'autorealizzazione, io voglio essere me stesso. Io voglio autorealizzare. No, scendi da te. Cosa cerca un bravo ragazzo a 20 anni, a 25 anni? Cosa cerca una brava ragazza a 20 anni, a 25 anni? Se non un buon motivo per cui perdere la vita. Un bravo ragazzo a 25 anni spera di trovare una brava ragazza a cui donare la propria vita, per cui perdere la vita, a cui dedicare la propria vita. La vita trova il suo senso quando è dedicata. Noi consacrati, preti, suori, il Signore ci chiede di consacrare la nostra vita. E non siamo, cos'è che fa di un prete, di una suora, che non siamo degli zitelloni o delle zitellone? Il fatto che la vita è dedicata, è consacrata. Amici, non è tenuta presso di sé come un tesoro, perché io devo occuparmi di me stesso, devo occuparmi di autorealizzarmi. No. Zero depressivo, depressione. Non è bene che l'uomo sia solo. Devo fargli qualcuno a cui lui possa votare la propria vita. Bellissimo. Adesso guardate, vedete perché qui cosa c'è in gioco nel matrimonio, non è soltanto un sentimento. Perché votare la vita. Adesso qui è molto interessante, Gimmi, è un capolavoro. Perché Yahweh, che sa tutto come si fa, a parte lui, non è che li crea subito Eva. Siete d'accordo? Dedica, non so io, 7-8 righe qui la storia. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo, guarda, è curiosissimo, ogni sorta di animali, no? Crea il leone, l'ippopotamo, la tigre, la giraffa, il canguro, ogni sorta, e glieli porta ad Adamo. E li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. E il nome che Adamo avrebbe dato a tutti gli animali sarebbe da... Capite che qui la metafora di dare il nome significa prendere possesso. Quando uno scienziato scopre una cometa, gli dà il nome. Dargli il nome vuol dire, ho messo il timbro, è mia. Io la domino questa cosa qui. Che è ciò? Che fa il giovanotto? Il giovanotto compra il motorino, no? E prende possesso di tutte le cose. E si sente un signorotto. Perché ha la sua PlayStation, perché ha il suo motorino, poi ha 18 anni alla macchina, no? Ecco, prende possesso di tutte le cose. E Yahweh sa che siamo fatti così. E allora lascia che il nostro bravo Adamo, bravo Giovanni, prenda possesso di tutto il paradiso, si senta un signorotto di tutto il paradiso. Ha dato il nome a tutte le cose, mia, mio, 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 conosco, gli ho dato il nome.
quando si è impadronito di tutto, c'è un'ironia bellissima, si accorse che non trova ancora l'aiuto che gli fosse simile. Tu hai fatto le scuole superiori, ti sei diplomato, ti sei anche laureato, hai imparato un mucchio di cose, sai aggiustare la macchina, sai fare un mucchio di cose, ma non sei ancora la persona che sei chiamata a diventare. Sarai dottore, sarai ingegnere, non sei ancora la persona che sei chiamata a diventare. E adesso che te ne sei accorto, arriva il momento buono per la comparsa di Eva, che non sarà come motorino, che non è una delle tante cose su cui metti il cotingo, che non è una realtà che poi tu possiedi, ti impadronisci e gestisci come sei abituato a gestire. Ti darà del filo da torcere, come l'esperienza conferma. Cioè, quella apparterrà a un tipo di esperienza. È completamente diverso. Sulla quale si giocherà il tuo diventare ciò che sei chiamato a diventare. E allora guardate qui il Padre Eterno come fa le cose per venire. No? Allora, il Signore, ecco, e qui è chiaro che il discorso è una maturazione del desiderio. Perché la prima cotterella che un ragazzo prende a 15 anni, c'è l'entusiasmo, per riempire un vuoto, per provare una soddisfazione. No. Qui Yahweh lascia veramente Adamo a bagnomaria, a occuparsi di giraffe e di canguri, fino al momento in cui Adamo prende coscienza che il suo desiderio è un'altra cosa, non è bramosia di possesso. Non è qualcosa di captativo, è qualcosa che si potrà compiere solo se lui esce da se stesso. E guardate infatti. Allora, Yahweh fece scendere un torpore su Adamo, bellissimo. Yahweh lo addormenta. È interessante questo sogno. Perché qui il sonno dice che quello che capiterà sarà misterioso. Adamo non può impadronirsi di quello che capita con la comparsa di Eva come si è impadronito di tutte le altre cose. No. Yahweh fece scendere un torpore su Adamo. Gli apre il costato, prende una costola. I rabbini commentavano. Non prese dalla testa perché fosse qualcosa di superiore. Non prese dai piedi perché fosse qualcosa di inferiore. Lo prese dalla costola perché Adamo riconoscesse che era qualcosa della sua paternità. E guardate, allora, com'è che Adamo incontra Eva? Nella forma di un risveglio. Adamo incontra Eva svegliandosi dal sonno, che è un'immagine molto bella per dire la dinamica dell'innamoramento. Vedete, l'innamoramento è realmente come un risveglio delle energie dell'umano. È l'arrivo di un'altra che ti sveglia. Si sveglia dentro di te qualcosa che era lì. E che viene acceso, no, non a caso, no? Nella poesia le metafore per dire l'innamoramento sono la primavera, sono vuole come un leone, è il risvegliarsi di un'energia, attento, che nessuno di noi può accendersi da solo. Tu puoi dire, vabbè, io entro una settimana compro quella roba, entro una settimana mi procuro questo, entro
Non puoi dire io entro una settimana mi innamoro. Perché l'innamoramento sorge nella persona come qualcosa di sorprendente. Come qualcosa che ti capita non come effetto di una tua decisione. È il sorgere di una risonanza che ti trovi ad avere, nella quale ti trovi messo. Perché improvvisamente è apparsa questa qui che accende in te questa cosa. Guardate come lo dice, come è finissima la descrizione del testo biblico. Adamo vede Eva svegliandosi di un sonno. Ecco. Allora, la relazione tra l'uomo e la donna sorge così. Nella tua vita, a un certo punto, hai la grazia di incontrare una persona che ha risvegliato dentro di te le energie più profonde, i sogni più belli, la tensione verso il futuro, gli affetti più profondi, e tutto quello che ti dà. Che naturalmente dà avvio a tutto quel percorso, a tutto. L'accendersi iniziale di questo sentimento dovrà poi compiersi in un cammino che porterà a una decisione, ecco. Che sarà poi alla fine la decisione di darle la vita, di accogliere la sua vita. Ma non è che lei l'hai trovata sul catalogo, Non l'hai trovata su Amazon. Ti è sorta di avanti e ti ha risvegliato. C'è qualcosa di molto grande nel testo. E notate la cosa, adesso ancora più bella che quel testo biblico. Che Adamo, svegliandosi dal sonno e vedendo qui la nostra Eva, chi è che vede? Non vede solo Eva, ma vede Eva e Yahweh. Yahweh gliela porta per mano. E qui questo bellissimo mosaico di cefalù. Adamo la vede e vede Yahweh che gliela porta per mano. Quando parla il giovanotto, un po' più giovane di voi, dico, e Adamo non ha mai trovato Yahweh così simpatico come quel giorno. Perché va bene quando Yahweh gli aveva dato il rinoceronte, va bene la giraffa, ma quando vede Eva dice, mamma mia, Yahweh conosce veramente i miei gusti. Amici, acciò che sia ben chiaro che Yahweh, con la sua legge, con la sua grazia, con i suoi comandamenti, non è un terzo incomodo che va a complicare la vita delle coppie. Yahweh è la sorgente dell'amore. È proprio la sorgente di Eros. È lui che ci ha creato così. E dunque nessuno conosce come lui quali sono le energie che lì si accendono e in che modo quelle energie lì produrranno qualcosa di bello anziché ustionarti. Ecco. Sarà solo il serpente che poi potrà sibilare, no, guarda che Yahweh, no, state meglio voi due se non c'è lui. Ma fin dalla prima intuizione, questi hanno visto che si sono incontrati. Ovvero che l'amore sorge fin dall'inizio, portando in sé un eco del divino. E infatti qui capita una cosa bella, no? Capita che Adamo, per la prima volta nella Bibbia, sono le prime parole umane dette nella Bibbia. Finora il narratore ha presentato Adamo alla terza persona, no? Parlando di lui come di un egli.
Lui che dava il nome alle piante, agli animali, come un lui. Di fronte ad Eva, Adamo diventa un io. Bellissimo. E in prima persona ci fa sentire la sua voce. Le prime parole dell'uomo nella Bibbia sono un canto, una poesia, un canto d'amore per la donna. Questa volta, essa è ossa del mio ossa, carne della mia carne, sarà chiamata Isha perché da Ish è stato tolta, e quindi su questo potremmo fare mille considerazioni. Cioè, di fronte ad Eva, Adamo diventa un io. Qui dico ancora una cosetta. Perché l'esperienza, cos'è l'amore? L'amore è la capacità di suscitare, riconoscere e custodire l'unicità dell'altro. Quando fai il Politecnico, tu al Politecnico sei una matricola e di ingegneri come te ce ne sono, ce ne saranno centinaia e migliaia, e nelle cose che sai fare sei perfettamente sostituibile e intercambiabile. Ma per lei vedete cos'è l'amore? L'amore è la capacità di riconoscere, custodire l'unicità dell'altro. Bellissimo. L'amato vede negli occhi dell'amata qualcosa che vede solo lui. Riconosce. No, questo in generale lo sappiamo in tutte le forme d'amore, di cui quella coniugale, quella sorgiva, il prototipo. Quando la persona amata dice pronto al telefono, tu hai già capito, da come dice pronto hai già capito che aria tira. Riconosce il suo passo, riconosce... L'amore... conosce la velocità dell'altro. C'è un'immagine molto bella nella tradizione nuziale, no? Gli antichi, anche gli antichi, la sappiamo lunga, su certe cose, non è sempre noi arriviamo dopo, siamo quelli che hanno capito. La sappiamo lunga. La sposa arrivava al giorno delle nozze con il volto. E l'unico che poteva sollevare quel velo era l'amato. Ma che immagine bellissima. Solo l'amato vede il mio volto per ciò che è. Cioè riconosce la mia unicità. E dunque, quello che avviene tra l'uomo e la donna non è l'incontro di due psichismi. Quando un uomo e una donna si sposano, non fanno semplicemente un patto, non fanno semplicemente un contratto. Il matrimonio non è un'organizzazione inventata dagli uomini e dalle culture. Quando un uomo e una donna si sposano, essi danno corpo a un'alleanza che li supera. Diventano un noi che è di più della somma dei due. Appunto perché ciascuno di due, nell'incontro con l'altro, ha conseguito una misura di sé che altrimenti non avrebbe. Grazie a lei io sono diventato ciò che da solo non potrei essere. E grazie a lui io sono diventata
ciò che da sola non avevo tutto questo. E insieme siamo diventati un noi che ci supera. E nel diventare questo noi c'è fin dall'inizio la presenza di Yahweh. Yahweh è colui che abita questo noi. E basta, non c'è più, perché no, se no dopo diventa troppo. E qui quindi nasce, va bene, la dimensione sociale, il linguaggio. È curioso, perché qui vedete, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre. È curioso, perché Adamo non aveva padre e madre, no? È curioso qui il racconto. Ma viene già inserito nella catena delle generazioni, per dire che qui non ci si... l'autore biblico non ci racconta semplicemente quel che è capitato all'inizio. Ci apre gli occhi su ciò che avviene tra ogni Adamo e Dio. Da ogni Adamo e Eva della storia capita questa grazia e questo mistero. Nella prossima puntata vedremo cosa Gesù Cristo ci mette di suo. Qui diventa ancora un'esplosione più esplosiva. Però vedete che già solo sulla stoffa umana l'accendersi degli affetti dicono e chiamano in causa la verità più profonda. Provate a meditare Gesù. Giriamo un po' il foglio. Lì vi ho messo questa breve citazione da Lumen Fidei di Benedetto XVI e poi due o tre domande di pista per la riflessione personale. Dice Benedetto XVI: fondati su questo amore, l'uomo e la donna possono promettersi l'amore mutuo con un gesto che coinvolge tutta la vita e che ricorda tanti tratti della fede. Promettere un amore che sia per sempre è possibile quando si scopre un disegno più grande dei propri progetti. Cioè che in quello che stiamo vivendo noi c'è realmente qualcosa che va oltre, che ci sostiene e ci permette di donare l'intero futuro alla persona. Votare tutta la vita a promuovere e custodire la sua unicità. Dedicare la propria esistenza al fatto che l'altro fiorisca nel meglio di sé. Perché in questo incontro con lei o con lui ti ho riconosciuto. Un passaggio di è una chiamata al dono della vita. Bene, nella riflessione personale potete un po' riprendere che cosa è risuonato di più dentro di voi, no? Degli spunti che ho cercato di suggerirvi e che si potrebbero ancora ampliare molto di più, ma non bisogna esagerare. Quale punto mi ha colpito di più? Vabbè. Secondo, sono capace di vedere nell'altro e nell'altra un dono immeritato. Oppure, alla fin fine, voglio possedere l'altra persona. Ecco, che non è il motorino, è che non è... No. Riesco a vedere l'altro come il dono immeritato. Riconoscere la grazia che è l'incontro con l'altro nella mia vita. Un dono immeritato e unico che custodisce a sua volta la mia unicità. E poi terzo, so riconoscere la dimensione religiosa del nostro legame. Cioè vedo solo Eva o vedo anche Yahweh che la dona? Vedo solo Adamo o vedo anche Yahweh che l'ha creato per me? Per cui l'incontro con mio marito, con mia moglie, con il mio fidanzato, con la mia fidanzata diventa uno stimolo alla preghiera. Motivo di ringraziamento, di lode, di affidamento.
Ho fatto esperienza che la qualità della fede e della preghiera incidono in modo determinante sul nostro rapporto, chiaro. Se mi allontano da Dio, mi allontano da mia moglie o da mio marito. È così. Se si spegne il mio rapporto con Dio, ne patisce il rapporto con l'altro. Mi capita talora di pensare a Dio come un estraneo al nostro legame di coppia? Quando? Che cosa insinua dentro di me la tentazione di pensare Dio altrove, come un estraneo? Ecco, che cosa invece mi aiuta a riconoscere la sua presenza nella nostra vita e dentro il nostro cuore? Va bene, mi avete seguito? Sono riuscito a farvi seguire. Allora adesso